Buongiorno, buona mattinata, come state? Benvenuti nel mio canale e ben ritrovati ai nuovi iscritti. Niente, questo è un piccolo video che sono andata a fare a comprare le capsule di caffè che stanno finendo e mi devo andare a comprare la tinta labbra che ieri c'era andata, però ero insicura per il colore se era uguale oppure no. Allora oggi mi sono portata la tinta labbra dietro, questa qua che indosso, che sarebbe questa, e avevo ragione io, è tutt'altro colore. Comunque i codici corrispondono, non lo so, il numero, lo 06, questa è la colorazione che sembra una sorta di colore da correttore, però è naturale, a me su di me, cioè vista di presenza a me piace, forse dal video non potrà piacere, però io in questo periodo mi piacciono proprio le cose naturali naturali. Tutte quelle colorazioni sul mio volto ormai non mi stanno piacendo più. Anzi, ieri pomeriggio mi sono truccata con un ombretto verde, perdone. Però non è una cosa che faccio sempre, magari di più, scusate, la sera. Allora, ho preso, vi volevo segnalare che chi ha Wycon vicino, cioè, ci sono degli sconti. Acquistando tre prodotti c'è il 30% di sconto. E allora io, di che dovevo prendere solo una cosa, ne ho prese altre due. Comunque cose che mi servivano, perché mi serviva pure il blush, perché c'ho quello di Essence, ma si è rotto il packaging, proprio si è spaccato. Mi è rimasta solo la cialda e non ha copertura. Ora io ho messo in mezzo alle altre cose, mi sembra che si deve rovinare, che deve prendere i microbi, perciò sì, lo sto usando. Però devo fare una croce che io ho cose di Essence, soprattutto queste cose di ciprie. Blush non ne devo comprare più perché purtroppo hanno il packaging pessimo. Pessimo anche se costano una miseria, ma che ne devo fare? Dopo che si rompono, manco uno li tocca. Purtroppo Essence si doveva impegnare a fare un packaging più resistente. Chiudendo parentesi, vi mostro quello che ho comprato. Allora, non essendoci colore preciso come questo, ho preso uno simile, perché abbiamo guardato le colorazioni, ma lo 06 era rosato, non era come questo che era più nude. E comunque allora ho scelto, mi ha aiutato la commessa, avevo preso il 35, ma era sul violetto. Perciò quello che più si avvicinava a questa colorazione è questo qua, il numero 78. Questo qui, diciamo che si avvicina di molto. Questo forse è un po' più chiaro, questo è un po' più scuro. Chissà, mi faccio uno swatch. Allora, è un pochino più violetto, perché non c'era, cioè si avvicina molto a questo, però è un pochino più scuretto forse. Però per l'inverno mi piace tanto, anche se forse sulle labbra dà un effetto un pochino di Halloween, non lo so, comunque il colore è questo. Se fate un fermo immagine, ora io sulle labbra non l'ho indossato perché ho quello, poi lo proverò. E questo era, e questi rossetti liquidi erano con lo sconto, perché prima costavano 6,90 euro, ora con lo sconto 4 euro e qualcosa. Vediamo se qui me lo dice. Sì. Sulle 4 euro e qualcosa, perché era 6,90 euro, meno 2,67, 4 e qualcosa. Allora, quello nuovo è questo, o questo? No, questo qua è quello mio. Questo è quello utilizzato, questo è quello nuovo. Ora mi confondo. E allora, per chi ci interessa, il numero 78. Questa colorazione. Ora per l'inverno a me mi piacciono queste colorazioni così, le unghie scure, che io unghie non me ne sto facendo più perché poi si spezza. Però ho comprato, come vi ho fatto vedere, uno smalto nero. Quando mi dice la testa me lo metto. Allora, essendoci questa promo, ho preso, la signorina mi ha dato che da abbinare la matita labbra, e quella che più si avvicinava al colore che si poteva, diciamo, accostare, fare un buon contorno labbra, era questa colorazione, perché ne ho provate tante, ma erano o troppo scure, troppo rosa, ma non si abbinavano bene. E mi ha preso la numero 73 Pop York Cork, scusate il mio inglese pessimo. Si vede.
Non so, forse lo faccio vedere al contrario. Comunque il numero, lì in testa, lì pensi, numero 73, Pop Your Corn. Ora qui c'è il sigillo, volevo fare uno sboccio. Se ci riesco, me lo faccio, forse ci sto riuscendo. Perché naturalmente devono fare queste chiusure così. Fanno bene, così non rischiano che le persone. Vabbè che ci sono i tester. Mamma mia, però. Ci vogliono 2 ore. Forse ci sto riuscendo un po'. È sempre un po' affatto. Qualcuno mi aveva detto di fargli togliere la pellicola prima, avete ragione, ma ora non ho fatto caso. E vediamo se ci riesco. Una parte l'avevo tolta. Già ho perso la pazienza. A pezzo si toglie. Mamma mia, scusatemi, vi sto facendo annoiare oggi. Comunque. Devo togliere il sigillo da sotto. Perché se non lo tolgo da sotto. Sì, però non è giusto fare questi. Quanto ci sono voluti? 5 minuti, scusate. Allora, questa è la mina, il colore, non so se potete vedere. E questo è lo swatch, quello che più si avvicinava a questa tinta è questo qua, che è una specie di sorta di nude sul maroncino, che mi piace un botto, mi piace tanto. E le matite costavano 2,90 euro scontate. Se avete guardato bene, è questo. Ed è il numero 73. Poi, niente, poi vi devo mostrare i blush. Allora, le altre volte ancora erano in promo, c'erano i blush quelli piccoli. Però forse il colore uno era sparito, era finito, o forse non. Diciamo, mi ha detto la commessa che non mi conveniva comprare la cialda più piccola, anche se era scontata. Perché qui il prodotto ce n'è di più. Allora, tra le varie ho scelto, mi ha consigliato questa qua, che è una sorta, diciamo, qui c'è scritto numero 12, Bronze Mania. È diciamo un colore più biscotto, perché io volevo un colore naturalissimo. E allora, diciamo che questa è la cialda più grande, non vi vorrei accecare. Allora, forse della videocamera sembra rosso, più rosso, invece è diciamo un color terra, non è così rosso, è forse la luce del giorno che un po' falsa i colori. Questo qua. E, come scritto nella descrizione, si chiama bronze. Infatti non è molto molto rosso, assolutamente, è bellissimo. Ora non so se potete notare qualcosa, è questo qua, che non è quel rosso Heidi, assolutamente, come quello che ho, che è carino, però già mi sta stufando, mi sembro tipo mascherata, anche perché col packaging rotto io non lo posso vedere messo insieme a tutti gli altri prodotti. Qualcuno mi aveva chiesto la Makeup Collection, tutto il mio make-up, qualche volta ve lo farò. Qualche volta ve lo farò. Io alcuni mesi fa avevo sistemato il mobiletto, ora si è di nuovo mischiato perché ho mischiato i prodotti. Allora, questo ve lo rifaccio vedere. Questa cialda, la cialda volete sapere quanti grammi è? Ora ve lo dico subito. Allora, vale 12 mesi. Boh, e quanti grammi è? E ha 9 grammi, credo che si riferisca a questo, 9 grammi. Forse l'ho messo al contrario. Non lo so, comunque fidatevi di me, è 9 grammi. Niente, questi erano. Ah, vi dico quanto ho speso, perché poi mi hanno fatto
Gli sconti di Prodennaso. Ho speso 13,10 euro perché mi hanno fatto tutti il 30% di sconto. Va bene, io vi ringrazio di aver visto il video. Spero che tra voi c'è qualcuna appassionata di make-up. Qualche giorno di questo vi faccio pure anche, vi faccio vedere tutto il mio make-up, anche se in passato l'ho fatto. Però ve lo rinnovo perché so che è un video che appassiona tanti. Ma volete inclusi pure gli smalti oppure no? Boh, forse no. Va bene, per adesso vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Buon proseguimento di mattinata o di pomeriggio in base a quando vedete il video. Ciao a tutti, arrivederci.